E ben trovati su Pokémon Violetto, tesoro dell'area 0, seconda parte del DLC, il disco Indaco. Dopo aver completato la storia principale, aver fatto un piccolo extra, ci aspetta un altro extra. Ce ne sarebbero di cose da fare qui, ma mi concentrerò su quelle più interessanti. Dopo aver catturato ben 200 Pokémon riguardanti il DLC, che poi sono un po' mischiati con quelli della storia principale, con quelli dell'altro DLC, la prima parte, possiamo andare finalmente a parlare con Lita e cominciare una quest speciale. Sì, Lita, finalmente ho catturato 200 specie di Pokémon del Buterrarium. Ce l'ho messa tutta, non è stato facile per niente. Specialmente quando non hai l'abbonamento a Nintendo Switch Online. Ti svelerò la dritta clamorosa che ti avevo promesso. Ecco qua, guarda queste foto. Oh. Ma che è? Ah, ecco. Oh, sì, però non è... Non era quello... Era quello di prima? Secondo alcuni, questi Pokémon sarebbero Massoferrio e Capoferrio. Ah, quindi Terrakion e Cobalion. Il posto è da qualche parte a Paradise. Tu ci sei mai stato? Sì. Davvero? È così famoso? Vabbè. Certo. Probabilmente le foto sono fake. In effetti, chi è che è andato nell'area zero a fare quelle foto? Con un drone? Prova ad andarci, in fin dei conti è divertente andare alla ricerca di Pokémon sconosciuti. Devo solo capire bene dove sono, anche se penso di poter girare tutta quanta all'area zero e poi li trovo, no? Allora, Cobalion dovrebbe stare proprio qua, credo. Dovremmo saltargli in testa in questa maniera, eccolo lì, va. Wihi! Leva l'agro da Floette. No? Ci devo proprio parlare? Salve. Come va? Lei è il signor Capoferre? Oh! Stavo conversando con il signor Capo... Senti, vabbè, ho capito. Kowoon! Bello, eh. Beh, per carità, è bellino, dai. Non è male. Oddio, per forza acciaio? Cioè, che tipo è lui? Mantiene il tipo acciaio originale? Già, facciamo che ti faccio tono pugno. Oddio, no, ho la choice. Ok, danni... Tachyon taglio. Ok, più volte. Tachyon da tachione, credo. Ovvero le particelle che dovrebbero essere più veloci della luce? Sì, ne capisco un po' di fisica, vi faccio vedere quanto ne so. Inverti volto. Sta iniziando a capire che non deve farmi attacchi elettro, bravo. L'hai capito un po' tardi, però... Bravo. Acciaio psico, bello! Si dice che possa tranciare tutto ciò che ha intorno sparando lame luminose. Questo è tutto ciò che si sa su questo Pokémon. Meno male, perché sennò non avrebbe senso. Oddio, che succede qui dentro? Che era successo qui? Ehi. Massoferrio invece è un po' più difficile da trovare, ma ce la possiamo comunque fare, dai. Andiamo alla stazione di monitoraggio 3 per iniziare. Dobbiamo percorrere tutto quanto il bordo del cratere. Quindi dobbiamo andare di qua. Eccolo qua. Sì. Sì, è un po' più difficile da trovare, ma ce se la fa, dai. Ok, bello, un bello massello, guardalo. Kyogun. Belle però le corna. Accidenti. Molto carino. In genere, per un puro gusto personale, non mi piacciono i paradosso del futuro. Però ho scelto Violetto per Miraidon. Eccola là, ti pareva? Porca miseria, gli si girava la testa. Oh, dicevamo allora. Magari con scarica possiamo fargli meno danno. Dicevo, ho scelto Violetto proprio per Miraidon. Se no sceglievo Scarlatto, che ho visto che i paradossi sono molto molto più carini.
Ai tempi, certo. Poi dopo ho visto gli altri che sono usciti alla fine del gioco, ma diciamo che non me li sono spoilerati. Se no si perde gran parte del gusto spoilerarsi. Ok, bello, bello, unisce le corna. O zanne, quello che sono. Su Fraxur, quelle sono zanne. Fraxur ha quelle due zanne che escono ai lati e vengono chiamate zanne e non corna. Io le chiamerei corna quelle, veramente. Però ognuno le chiama come preferisce. Tato, io... Allora, per te la Ultra Ball sarebbe piuttosto adatta. Però perché non provare una Minor Ball? La vecchia cara Minor Ball. Per questo motivo. La Chic Ball. Dai, questa... Questa è ganza, dai. Questa è bella, è nera. Eccola là. Dai, dai, che la Chic Ball è bella. Su, tutta colorata di nero. Poi c'è quelle rifiniture in oro. Ma costa e poi le sci. Costa la Chic Ball. Non me ne fa sprecare, Masso Ferreo. Dai, vabbè, riscalda le tasse. Dai, che devo fare, dai. Fammi sto favore. Fammi questo piccolissimo favore. Ma tu sei un grande, sei, Masso Ferreo. Però ti condanno a vita nei box. Mi dispiace. Roccia Psico. Sembra che il suo corpo sia composto di metallo. Deve... Ma è tipo roccia... Vabbè. Ciao perde. Deve suo nome a un oggetto misterioso descritto in un vecchio libro. Ora dovrei portare questi Pokémon alla mia carissima amica Lita, giusto? Oh. Sì, ho catturato i Pokémon delle foto. Un autentico mosso ferro, così massiccio. Dicono che concentrando energia nelle corna riesca ad abbattere qualsiasi cosa. Se fosse vero ci sarebbe da farsi sotto dalla paura. Vabbè, sì, scattami una bella foto. Sì, ho catturato Capoferro, com'è lucido. Dicono che sparando raggi dalle corna riesca a tranciare tutto ciò che è intorno. Detto tra noi, non riuscendo a togliermi dalla testa quelle foto misteriose, non ero molto concentrato sul lavoro. Meno male che c'eri tu. Voglio darti qualcosa per avermi tolto questo peso. Si tratta di un regalo speciale. Garab. Garabol? Non voglio dire che si torna a Johto. Però ci buttano roba di Unima, ci buttano roba di Johto. Fateci tornare in uno dei due in un prossimo remake. Johto è molto più improbabile, perché l'hanno già fatto. Sarebbe più normale tornare a Unima. Però non hai un'altra missioncina per me per caso? Ok, quindi solo Masso Ferreo e Capoferreo. Va bene, però non è finita qui, ci sono ancora un po' di Pokémon da catturare. Allora, amici, per questo video è tutto, nel prossimo proveremo a catturare qualche altro leggendario particolare. Ad ogni modo, io vi ringrazio per aver seguito il video, in descrizione trovate tutti quanti i link utili e ci vediamo alla prossima. Ciao!